Space. Basta la vista, ragazzi, sono sempre io, The Gamer 800. Ragazzi, ci troviamo nell'ottavo episodio sulla serie degli easter egg di Just Cause 3. Ragazzi, oggi andremo a vedere un easter egg che riguarda Final Fantasy VII, precisamente Cloud di Final Fantasy VII, personaggio, ragazzi, che tutti voi conoscerete per forza. Io sinceramente non ho mai giocato alla serie, alla saga di Final Fantasy, però ragazzi, conosco comunque Cloud, il personaggio. Allora ragazzi, ci troviamo, per trovare questo easter egg praticamente dovete andare in questa regione, la regione di Montana, cioè la provincia di Montana, che si trova nella regione, ragazzi, di Insula Striata, ovvero la parte gigantesca della mappa. Ragazzi, dovete andare più o meno al centro. Qui è difficile trovare punti di riferimento. L'unico punto di riferimento, ragazzi, potrebbero essere, se avete sbloccato questi punti della mappa, questi ali qui, il tour discese innevate, il tour maratona montana. Comunque più o meno, ragazzi, si trova qui. Vedete dove mi trovo io adesso? Qui. Posizioniamo il riferimento, ragazzi, in mezzo a questi tre collezionabili, punti interrogativi, che sarebbero i collezionabili. Praticamente qui c'è un'increspatura tra una montagna e l'altra, quindi diciamo le montagne vanno un po' giù, c'è cioè un po' una voragine, e qui, ragazzi, c'è appunto la spada di Cloud di Final Fantasy VII. Ora vi faccio vedere. Allora, ragazzi, io mi sono già recato qui, ovviamente. Dovete trovarvi praticamente in questo punto. Lì sono le montagne alte, qui ci sono quelle un po' più basse. Vedete, vi faccio vedere un po' il paesaggio, così capite dove ci troviamo, ragazzi, più o meno qui. Non dovete fare altro, ragazzi, che andare un po' più avanti di qua. Vedete, ed eccola qui, ragazzi, la spada. È praticamente una spada ficcata nella roccia, incastrata nella roccia, ragazzi, con il manico. Questa si dovrebbe essere, ragazzi, da quello che ho capito, La Buster Sword di Cloud, appunto. Io non so che spada sia, credo di Final Fantasy VII perché non ci ho giocato, però ragazzi, dalle informazioni che ho visto su internet, appunto, è la spada di Cloud di Final Fantasy VII, che si chiama Buster Sword. Ora ditemi voi se è vero o bugia, ragazzi, voi che ci avete giocato, magari io no, mi dite voi. Comunque ragazzi, è una spada di ferro con il manico rosso e questo punto qui arancione, raga, bella, bella davvero. Io adesso con il rampino, ragazzi, mi ci attacco, vedete? La possiamo vedere benissimo da vicino. Tra l'altro, Rico, ragazzi, tutto innevato. Incredibile. Il rampino lo tiene lì, attaccato. Qui per la prima volta lo posso vedere da vicino, vabbè. E niente, ragazzi, vedete? È in ferro, incastrata per la punta, dentro, appunto, la roccia. Così. Chissà chi l'avrà trovata, ragazzi. Qualche youtuber americano, qualcuno che stava vedendo gli easter egg, l'avrà trovata. E comunque mi sono andato a informare dove era. E non è stato facile trovarla neanche per me, perché non ero mai venuto qui. E alla fine, ragazzi, l'ho trovata. Ed è incastrata nella roccia, color rosso e arancione. E adesso, ragazzi, visto che io non so nulla di questo Final Fantasy VII, di questa spada, se è vero o bugia, mi dovete dire voi se si chiama effettivamente Buster Sword, o spada Buster, se è effettivamente di questo colore, ragazzi, e se ha questa forma. Mi dovete dire voi se è questa qui, perché io non conosco questa saga, questo gioco, ok? Quindi ragazzi, niente, ve l'ho fatta vedere. Se lo volete vedere meglio, vi lascio un po' qui, potete anche bloccare il video e vedervela bene. E niente, ragazzi, quindi avete capito la posizione in cui si trova. Non si può tirare fuori. Sicuramente ci avranno già provato in mille persone, ma ovviamente, ragazzi, non si può tirare fuori. Pure col rampino, ragazzi, proviamo con due rampini, ma difficilmente questi oggetti che fanno parte della mappa, diciamo, è come se fosse un tutt'uno con la montagna, non si potrebbe mai tirare. Proviamoci. No, come volevo sì dimostrare, ragazzi, si staccano i ganci, quindi niente da fare. E niente, ragazzi, per me è bello vedere questi easter egg, queste cose strane nel gioco, visto che il gioco è un gioco che io amo, ragazzi, io adoro sto gioco. Tutto, di tutto, cioè dalla mappa, ragazzi, dalle cose che si possono fare, dalla libertà di gioco, dalle musiche, le soundtrack che si sentono in sottofondo quando si gioca, ragazzi, tutto bello. Sto gioco è uno dei miei preferiti, veramente. Perché ovviamente ce ne sono degli altri, ma questo è uno dei miei preferiti. Tra l'altro, ragazzi, c'ha dei bei easter egg veramente, veramente grossi, riferiti ad altri giochi, serie TV e film addirittura, eh. Quindi, ragazzi, ovviamente ne contiene tantissimi e noi ne andremo a vedere da qui in poi, ovviamente. Quindi, ragazzi, niente, io spero che questo video, questo easter egg di Cloud di Final Fantasy VII con la Buster Sword vi sia piaciuta. Se volete, ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!